Dopo i saluti delle autorità e la relazione del presidente Luciano Di Marzio, sono stati premiati questa mattina le classi risultate vincitrici della 12ª edizione del concorso L'artigianato sale in cattedra, che quest'anno ha avuto per tema la stampante 3D. Può realizzare oggetti, ma non può sostituire la manualità dell'artigiano che li crea e li realizza. Primo classificato tra le prime classi, l'Istituto Comprensivo di Campli. Per le seconde, l'Istituto Comprensivo di Cellino Attanasio. Per le terze, l'Istituto Comprensivo di Basciano, Falcone e Borsellino. È stato voluto principalmente per far conoscere il mondo artigianale nelle scuole, perché spesso se ne parla poco, diciamo. Adesso un po' di più perché con la scuola e il lavoro, con queste nuove leggi, quindi si facilita questo contatto dei ragazzi che vanno a scuola con il mondo del lavoro. Però qui è chiaro che quest'anno abbiamo voluto, visto che si parla sempre di questa stampante 3D, allora provocatoriamente abbiamo detto, dico, vediamo se riescono, se con la stampante 3D a fare, perché l'artigiano crea, dopodiché realizza, e quindi c'è sempre qualcosa che la stampante non può fare, quindi questo diciamo è il nostro. È chiaro che l'obiettivo lo stiamo raggiungendo, perché vediamo che le scuole partecipano, che grazie anche ai professori che diciamo aiutano questi ragazzi nel realizzare proprio un prodotto manuale, perché noi vogliamo nelle gare, in questo concorso, che oltre la ricerca, oltre quello che devono dimostrare di fare, devono anche realizzare un manufatto. E qui vediamo che ogni anno ho delle sorprese, perché rimaniamo, anche la giuria è rimasta sbalordita da questi lavori che vengono fatti dalle scuole elementari, perché dalle scuole medie, che poi è un concorso per le prime, le seconde e le terze. Quindi noi è chiaro che sosteniamo attualmente quasi tutta la spesa, perché prima avevamo anche la Camera di Commercio contribuiva, adesso un po' di meno, e quindi è chiaro che le spese sono tutte a carico della nostra associazione, che devo dire è un'associazione, una tra le prime in Italia, perché è stata costituita il 15 ottobre del 45, quindi è chiaro che abbiamo già passati 70 anni, e quindi questo è un orgoglio per me, per questa associazione e per chi, è chiaro che questi ragazzi io li voglio vedere tutti imprenditori, questo è il mio obiettivo. Poi è chiaro che sinceramente ci sono molte difficoltà per fare l'imprenditore, perché questo lo voglio dire, perché con le leggi che attualmente ci sono io continuamente dico che chi inizia un'attività deve essere aiutato dallo Stato, cioè i primi anni non deve pagare nessuna spesa, non deve avere nessuna spesa, perché noi vediamo che si iscrivono, però dopo un paio d'anni si cancellano, e devo dire che alcuni anche quel poco che aveva a disposizione lo perde, e anzi si indebita, e questa è una cosa molto molto negativa. E qui è chiaro che la politica deve fare la sua parte e deve cercare di aiutare questi ragazzi che vogliono iniziare un'attività.